Si narra che Cristiano Ronaldo sia stata una gravidanza non voluta. Tant'è vero che la madre Maria Dolores andò al consultorio per praticare l'aborto. Ma i medici si opposero e fu così che nacque Cristiano Ronaldo. E adesso ci tocca sorbircelo. Ciao a tutti, farabutti da Billy Foster, me li conoscete come le top commentator di YouTube. Ed oggi riverserò tutta la mia invidia verso quest'uomo. Ne parlerò male. Male, 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 così male che ne parlerò male. Ma ne parlerò male non perché ne voglia parlare male, ma perché tutti parlano di Cristiano Ronaldo. Sentite come si riempie la mia bocca. Cristiano Ronaldo. Ah, e a proposito, se almeno nella vita avete pronunciato Cristiano Ronaldo, mettete like. Se invece non lo avete ancora fatto, ripetete con me. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è l'uomo che tutti gli uomini vorrebbero essere. Ed è l'uomo che tutte le donne vorrebbero essere dentro di loro. Io ora vorrei capire cosa c'è di speciale in quest'uomo. Perché ha il pene? Anche io ho il pene. Perché è abbronzato? Anche il mio amico Simone Abukullar è abbronzato. Perché ha un patrimonio pari al prodotto interno lordo dell'Uzbekistan? No, io questo, ragazzi, non ce l'ho. Ma c'è una cosa che sicuramente Cristiano Ronaldo non sa fare, ed è questo. Tutto questo mi fa ricordare la storia di amore tra Ezio Evolo Paolo De Mare e Brigitte della Marjolaine. Ezio Evolo Paolo De Mare faceva di lavoro il muratore e Brigitte della Marjolaine, nonostante fosse una principessa, si innamorò di lui e lo sposò. Ezio Evolo Paolo De Mare e Brigitte della Marjolaine ebbero 3 figli che chiamarono rispettivamente Maurizio Gigapizzo, Eziolino e Cristiano Ronaldo. Perché ragazzi, secondo me adesso la gente inizierà a chiamare i suoi figli Cristiano Ronaldo. Come quando negli anni 90 la gente chiamava Kevin, il proprio figlio, in onore di Kevin Costner. Papà, papà, perché mi chiamo Kevin? In onore di Kevin Costner, famoso attore degli anni 90, premio Oscar per Balla coi lupi, il mio film preferito. Ed io, mamma, invece, perché mi chiamo Rocco? E la mamma non rispose. Intenditrice. Cristiano Ronaldo ha più follower su Instagram di peni visionati da Cicciolina. Eppure io dico, cosa te ne fai di tutti questi followers? Se poi non vuoi essere seguito da nessuno. Tutti vogliono essere Cristiano Ronaldo, ma io no, ragazzi. Io non voglio essere Cristiano Ronaldo. Per prima cosa, perché mi piace accarezzarmi i peli sul petto. Seconda cosa, con l'età non voglio prendere le sembianze di Francesco Benigno. Questo è Cristiano Ronaldo e questo è Francesco Benigno, famoso per film come anni 90 e Palermo Milano solo andata. Trovatemi le differenze. E soprattutto, ragazzi, non voglio essere Cristiano Ronaldo perché non voglio lavorare di domenica. La domenica per noi gente semplice è di vitale importanza. La cena con la famiglia, il mare di estate, le braciole al sugo, i vecchi che fantasticano sulla scoperta di nuovi cantieri per il lunedì e le partite su DAZN, dove vedremo segnare Cristiano Ronaldo.